Benvenuti alla puntata numero 21 di Electric Motor News. Come vi avevamo promesso, come vedete, alle mie spalle c'è l'entrata del Mondial dell'Automobile di Paris del 2008, un salone molto importante anche perché ci sono moltissime novità del mondo dell'automobile e in modo particolare dei veicoli ecologici. E c'è da dire che noi dovremo rivedere anche i nostri due programmi, perché tra poco, se tutto continua così, non ci saranno molte differenze tra Electric Motor News e Motor News, nel senso che l'industria automobilistica volge verso la strada del veicolo ecologico, e questo lo abbiamo visto e lo abbiamo notato molto qui al Salone di Parigi. Ma questo sarà tema di commento per la seconda puntata che faremo qui da Parigi, la prossima, la numero 22 di Electric Motor News. Adesso invece cominciamo con i servizi che abbiamo preparato per voi da questa rassegna dalla capitale francese. Nel Salone dell'Automobile di Parigi, nello stand di bioetanolo, abbiamo avuto un'informazione molto interessante che forse voi non sapete, ma forse anche molti francesi non lo sanno. E perché? Perché il bioetanolo, che come sapete è un combustibile che viene ricavato da diversi tipi di coltivazione, è aggiunto in una misura del 6% a tutte le benzine che vengono utilizzate in Francia. Cioè, quando voi venite in Francia anche con la vostra macchina italiana o di qualche altro paese e fate benzina, senza saperlo, il 6% di quella benzina contiene bioetanolo. Questo è possibile perché una legge in Francia ha concepito questa possibilità anche per questioni ecologiche, e questa è una delle informazioni che noi possiamo offrire ai telespettatori di Electric Motor News da qui dal Salone di Parigi. Qui al Salone di Parigi la Nissan ha presentato questa concept car, la Nuvu, una macchina interamente dedicata all'ambiente, come vediamo in queste immagini. La visione di Nissan del futuro dei trasporti urbani è incarnata da Nuvu, contrazione di New View, che significa nuova visione del tipo di auto che guideremo alla metà del prossimo decennio. Nuvu è un concept compatto, è lunga solo 3 metri, con una configurazione di 2 posti più 1. È destinata a chi si muove in città e non vuole rinunciare alla propria libertà personale né al comfort, ma è sensibile alle tematiche della responsabilità sociale. Nuvu è agile, facile da guidare, ancora più facile da parcheggiare, ed è naturalmente un veicolo elettrico. La Nissan Nuvu può essere definita un'oasi in movimento, una radura di verdeggiante tranquillità nella giungla urbana. Per sottolineare le sue credenziali ecologiche, Nuvu ribadisce il messaggio anche visivamente. Sul tetto si trovano piccoli pannelli solari che hanno la forma delle foglie su un ramo. L'energia che incamerano alimenta la batteria attraverso un tronco d'albero all'interno dell'auto. L'abitacolo di Nuvu è realizzato con materiali naturali, organici e riciclati. Nissan ha già annunciato l'intenzione di introdurre un veicolo elettrico nel 2010 negli Stati Uniti e in Giappone, destinato alla commercializzazione globale nel 2012. Nuvu non è quella vettura, ma presenta in anteprima alcune delle tecnologie che si troveranno a bordo del modello prodotto in serie. È piuttosto una concept car che illustra come Nissan vede i veicoli elettrici di qui a qualche anno. Sul lungo termine, Nissan immagina un futuro popolato da veicoli verdi, che copriranno l'intera gamma, indipendentemente da dimensioni, categoria e uso. Nuvu, o il suo equivalente prodotto in serie, è solo uno dei protagonisti di questo futuro emissioni zero. Il principio ispiratore di Nuvu non è la propulsione elettrica, ma la configurazione e l'uso dello spazio. Nuvu è stata creata per le città del futuro, ancora più affollate di quelle di oggi. Per questo è compatta fuori e spaziosa dentro. Costruita su una piattaforma esclusiva, è lunga solo 3 metri e ha un passo di 1980 mm. Altezza e larghezza sono rispettivamente 1550 mm e 1700 mm per avere un abitacolo ampio e arioso. Le dimensioni lasciano tutto lo spazio che serve per la stragrande maggioranza degli spostamenti quotidiani. Nuvu ha 2 sedili standard e un terzo posto occasionale a scomparsa, ma a differenza di alcune minicar cittadine con 2 posti secchi attualmente sul mercato, non dimentica il lato pratico, integrando un bagagliaio abbastanza capiente da contenere i sacchetti della spesa o dello shopping. Guidare Nuvu è semplicissimo. Tutte le funzioni principali, sterzo, freno, acceleratore e trasmissione,
adottano la tecnologia by-wire, mentre il volante sembra la cloche di un aereo. Con un solo giro da fine corsa, restituisce un feeling molto diretto, garantendo agilità e manovrabilità nei contesti urbani. Il diametro di sterzata di Nuvu è di appena 3,7 metri. Grazie all'ampia carreggiata e alle scelte di pneumatici 165/55 da 16 pollici montati su cerchi leggeri, quasi trasparenti, comfort di marcia, stabilità e maneggevolezza sono eccellenti. Ci sono due pedali, acceleratore e freno, leve per i controlli minori e un cruscotto digitale con gli indicatori di velocità, chilometraggio e autonomia residua. Il cruscotto è formato da strati come una cipolla e insieme all'albero energetico è un altro esempio di design ispirato alla natura. Due schermi al centro della plancia mostrano ciò che accade dietro la vettura. Per non compromettere l'aerodinamica, i retrovisori laterali sono assenti e al loro posto sono installate piccole telecamere e fungono da monitor per il sistema Around View, che visualizza panoramiche dell'auto a 360 gradi durante le manovre e i parcheggi. Anche i gruppi ottici sono progettati all'insegna del risparmio energetico e utilizzano LED a basso consumo. L'impianto di riscaldamento e ventilazione di Nuvu filtra e purifica l'aria della città durante il passaggio nell'abitacolo. L'auto non si limita quindi a non produrre emissioni, ma contribuisce a rendere più pulito l'ambiente urbano. La Nissan Nuvu non è un semplice esercizio di stile, ma l'officina di collaudo per molte delle tecnologie che entreranno in produzione con i veicoli elettrici che Nissan prevede di lanciare nel 2010. Per questa ragione, alcuni elementi delle sue specifiche tecniche sono ancora coperti da segreto. Il motore elettrico è alloggiato posteriormente e aziona le ruote di coda. Al momento non ne vengono resi noti i valori di potenza e di coppia. Ha un'autonomia di 125 km e raggiunge una velocità massima di 120 km per ora. Le batterie sono di tipo laminato agli ioni di litio, di ultima generazione, con una capacità di 140 watt per ora per chilogrammo. La capacità totale e il numero di moduli restano riservati. La compattezza delle celle permette di collocare le batterie sotto i sedili e il pavimento della vettura, abbassando il baricentro. In 10-20 minuti si esegue una carica rapida. La carica completa richiede dalle 3 alle 4 ore, utilizzando una comune presa elettrica da 220 volt. Peugeot è una delle case automobilistiche più impegnate nel settore della mobilità alternativa ecologica e lo potete vedere anche qui al Salone di Parigi, perché loro hanno presentato praticamente la storia del Leone da ieri fino a oggi, con le diverse auto elettriche che hanno fatto la storia di Peugeot. E vediamo qui la Blue Lion, la 108 che sarà il futuro, la 106 elettrica, ci sono altre, e il futuro sarà questa 107 e 108 in futuro elettrica di Peugeot. E con questo stacco è che noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo con Electric Motor News, il primo e unico programma italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica. Non cambiate canale.